Signori, questo video vi soddisferà. Abbiamo visto questo titolo tante volte in vari video di YouTube, soprattutto in Italia, e però di solito ci si riferisce a, che ne so, cose gommose che vengono tagliate, come per esempio gli squishy, oppure gli Bello, slime, bello. oppure cose che entrano perfettamente nelle mensole, Ah, nei cassetti, insomma, vero. cose che danno soddisfazione. Perché parliamo di Hero of Celestials, Sì. che io, onestamente, quando me l'hanno proposto, ci hanno proposto questo video in collaborazione, io ho pensato, perché è un MOARP. Io di Il solito, solito MOARP, uno pensa. anche se MOARP non l'avevo mai sentito, Cioè MMO Action RPG. per tutta la durata del gioco si livella tantissimo. Io sono arrivato a livello 132, pensate, con una seduta al gabinetto. Raiden, ma che cosa fai lì dentro? Come glielo spiego che sto giocando a un MOARP? È un porno! Sì, plausibile. E adesso non penso ad altro che ad andare in bagno di nuovo, perché è lì che ci si Ma gioca la meglio. scena è stata questa. Lui è entrato in bagno, Siamo a livello 0. provo il gioco, è uscito, sono livello 130. Però vogliamo 132, C'è da dai. dire che è stato in bagno 4 ore, però Sì, questo è nel un altro frattempo avevo discorso. bisogno, insomma, perché dice, vabbè, dai, è il Sì. solito gioco. Ragazzi, lo so, anche io ero titubante tantissimo nei confronti di questo titolo. Però ragazzi, mi raccomando, lo trovate in descrizione ed è gratis. Sì, esatto, a parte questo, grazie per avermi interrotto, però per aver detto Scusa. una cosa importante. Ragazzi, il link è in descrizione, l'avrei detto io, rispettiamo i ruoli per cortesia. Non sta dando soddisfazione No, questo no, video. no, scusami, Ok, scusami. ritorniamo a dare soddisfazione agli utenti. Che detta così è un po' strana. L'HUD del gioco è abbastanza sobrio. Semplice. Sobrio, un po' povero di elementi Sì, grafici, no, se proprio, sì, vogliamo. tranquillo. Ebbene, in realtà però ho sbloccato tutto io. All'inizio era quasi libero. Infatti uno Ah. dice, beh, meglio che sia libero. Sì, però se devi tenere conto di tutti questi elementi, purtroppo da qualche parte li devi che da piazzare. Ebbene, Esatto. per esempio, gli attacchi che vedi in basso a destra, li ho sbloccati io. Se vedi per esempio l'attacco del Celestial, adesso ci trasformiamo in Celestial, cioè questa sorta di angelo con tanto di ali. E si possono sbloccare vari Sì, per ogni Celestials. personaggio, e tra l'altro ci sono varie evoluzioni. Poi per esempio, vedi, ci sono i vari attacchi. Ora non sto attaccando nessuno, sto attaccando l'aereo, ma è per fare vedere. Magari nel frattempo scorreranno anche immagini che ho registrato mentre ero al gabinetto, in cui si vedranno attacchi precisi. Poi per esempio, vedi, qua ci sono richieste d'amicizia, friends, e io le declino tutte quante. No, scherzo, ragazzi, se scaricate il gioco, anzi scaricate il gioco e aggiungetemi, perché veramente ci sto giocando tantissimo. Esatto, ci Quindi... sono anche le gilde, si può combattere anche in Oh... PvP, anche gilda contro E gilda. vi prometto, perché bisogna raggiungere il livello 200 per poter creare una gilda, vi prometto che tra oggi e domani, il tempo di mangiare abbastanza e fare di nuovo i miei bisogni, riuscirò a creare una gilda e vi includerò tutti dentro. Elysian Power è una cosa che ho sbloccato io, un'attività che ho Ah. sbloccato io, e per esempio facendo questa missione mi vale 10.000 soldi, e questo è il metodo, che cos'è? La Quindi caccia del in tesoro. questo senso è soddisfacente perché ti dà un sacco di cose. Esatto, io guarda, ho registrato una parte di ciò che ho fatto mentre ero appunto in seduta di studio. Beh, in effetti è quasi orgasmica questa cosa. Ok, hai detto la tua. Beh, ho Ti detto sei la mia, esposta. eh. Abbiamo anche per esempio lo store, che è il negozio. Vabbè, ovviamente ragazzi, sì, potete. Allora sì, è un gioco che volendo si può shoppare. Però volendo anche no, perché sono Però talmente tante le cose da sbloccare in game tu che hai non è shoppato? necessario. Io finora non ho shoppato, ma oh, se mi vai io qua carta da 100 euro No, e shop. però se Ok. usate il codice Celestials, Oh, scritto Celestial. Oh, non è che dovete mettere Celestial con la L. No. Con la S volevo dire. Con la S, Celestials, potete sbloccare dei gifts, che sono dei regali. Come l'ho detto, gifts? Non lo so, Ma che cosa Raiden. facciamo a fare, youtuber? Poi sbagliamo tutte Io cose. ho detto Facciamo. Celestials perché tu prima mi hai Esatto, ho richiamato. richiamato e poi ho sbagliato. Molto bene. Questa è la lista delle missioni. Come vedi, si possono affrontare e ci sono anche degli automatismi, nel senso che se noi clicchiamo sulla missione, automaticamente, vedi, spunta la scritta auto. Mi ci va con il cavallo, che neanche Red Dead Redemption, ragazzi. Mi Veramente. ci va e se ne batte assolutamente le gonadi dei vari nemici, che non le fanno niente, tra l'altro. Vabbè, questo Questa lei perché deve avete andare. attivato Sì. l'automatismo. La missione però era di distruggere Lost Specter per un totale di 22, ne ho uccisi 12, ma perché è tutto in automatico. Posso anche togliere l'automatismo e attaccare io premendo più volte e sferrando i vari attacchi. In questo modo ho una gestione più personale degli attacchi, un po' come nei MOBA se vogliamo, ma nei MORPG in generale funziona così. Ma ciò non vuol dire che sia tutto facile, lo è abbastanza facile, abbastanza semplice completare soprattutto le
prime missioni fino al livello 200, diciamo. Cioè, quindi però... potete anche usarlo come una sorta di gestionale. Cioè, se non volete giocare veramente, potete metterlo in automatico, occuparvi più che altro del level up, dell'equipaggiamento e farlo andare. Vedi, nel frattempo si è avviata la storia, questi personaggini pieni di doti un po', no? Ma possiamo fare anche una boss hunt, se vogliamo. Ecco, c'è questa bella donna che mi spiega come fare. Io ho già fatto tutto, vabbè, però praticamente ancora siamo a livello 200, ma è un immenso tutorial. Abbiamo creato un gruppo, per esempio queste ali le ho ottenute io. Andiamo all'obiettivo direttamente, mi ci sta teletrasportando. Ora vedrai che il caricamento è istantaneo. E anche si vede decorativo. Una bella culata, devo dire, un bel culatello. La camera segreta del boss, nel frattempo mi mandano richieste d'amicizia. Io... li ho aggiunti, li aggiungo tutti, ragazzi, vi aggiungo tutti quanti e poi quando sarà il caso libererò un po' di spazio, ovviamente. Qui mi posso trasformare, vedi, in Celestial e attaccare come il pazzo. E qui però lo faccio tutto manuale perché mi diverto di più, onestamente mi diverto in manuale. E ragazzi, sta per arrivare anche un evento natalizio in cui ci sarà tutto un paesaggio innevato. Sì, praticamente tutto l'ambiente di gioco sarà uguale, però tutto innevato. Intanto Raiden sta andando avanti col boss, ma quante cacchio di linee di... Sì. Vabbè, in effetti scendono abbastanza velocemente. Sì, poi io sono abbastanza potente adesso da non subire neanche poi tutto sto gran danno. Ed è devastato, molto bene. E ora cosa hai vinto? Ho vinto vari equipaggiamenti, ovviamente corpetti, cosce, stivali, questo è bellissimo. Ci sono degli attacchi, degli allegati alla mail, ovvero un corpetto e delle frecce. Le colletto e le equippo. Perché frecce? Perché io ho scelto l'arciere all'inizio del gioco, poi hai giocato tu. Però si può scegliere anche il guerriero e il mago. Esatto, possiamo ancora livellare, per esempio vedi dove c'è improve. Possiamo livellare le skill, in questo caso possiamo farlo utilizzando la moneta del gioco in game. Io ho 239.000 monete, quindi... Bene ragazzi, trovate il link in descrizione di Era of Celestials. Se lo fate, addateci, scaricate anche il codice, i vari gift aggiuntivi e poi magari potremo combattere in PvP. Ragazzi, però vi ripeto, ok, questo è un video in collaborazione e abbiamo voluto farlo, ma sapeste quanti giochi del genere rifiutiamo per le collaborazioni? Addatemi. Tra l'altro io come mi chiamo? Ah, Pinside. Lo sono stata io. Ah, sei stato, ok, ottimo. E presto creeremo la guild. Insomma, qui sotto trovate tutti i codici, il codice Celestials per poter attivare appunto il gift in omaggio. Non so neanche cosa sia, però penso sia una bella cosa. Magari vi capita un qualcosa di utile in mano. E noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Raiden, quando esci? Sì, altre due orette. Tre.